Guagliù, a Napoli è successa una cosa esagerata. Tenete presente quel barcone? Con 49 migranti che nessuno voleva! La Sea-Watch! Beh, questa gente è stata 20 giorni in mezzo mare. Si sono fatte Natale, Capodanno e anche la Befana. Un freddo pazzo, senza vestito, senza dignità. E nessuno si voleva pigliare. Chi strunne boh, chi l'ha da Hitro, chi l'ha da Nuzia mai. Oh, ehi! Ma chi l'aiuta sta gente? Siamo uomini o animali? Siamo bestie o cristiani? Siamo uomini o caporali? Noi siamo napoletani, sappiamo cosa vuol dire emigrare. Come faceva la canzone? E ce ne costa lacrime st'America. Hanno i napoletani. Fanno i cacciagni in mocele Napoli. Oh, mia madre, stupano. Bravo! Grazie. È bastato un appello del sindaco sul sito del comune di Napoli che... Ma che succede? Ma vuol dire? Niente di meno, in una settimana hanno risposto 12.000 persone. Una risposta ogni 25 secondi? 25 secondi? Avvocati, infermieri, assistenti sociali, pizzaioli, psicologi, fruttivendoli, marinai e dottori. Persino un esperto in malattie tropicali. E un commozzatore. Poi traduttori di... L'inglese, francese, arabo e russo. E bambara. Ba? Bambara. Bambara. Bambara! Che è una lingua che parlano i mali. Grazie. Prego. Tutti che sono messi a disposizione. Ma a Napoli non siete tutti disoccupati, né? Eppure i disoccupati hanno scritto. E sentite qua. Sono disoccupato, ma posso donare viveri in piccole quantità. Posso dividere il vestiario di mio figlio di 3-4 anni. Assistenza legale in fase di accoglienza. Disponibilità all'ascolto. A farli sentire parte della grande famiglia umana. Sono emigrato al nord, offro un aiuto economico, il più non posso fare. Vivo con 800 euro al mese, quando va bene, ma un contributo lo posso dare. Mi rendo disponibile, sono un anestesista rianimatore. Sono un comandante e metto a disposizione le mie capacità marinaresche. Ma voi napoletani, non eravate tutti emigrati? Eppure i napoletani all'estero hanno dato il loro sostegno. Francia, Olanda, Spagna e Germania. Fino ad America ed Australia. Tutto quello che è possibile fare abitando all'estero. Vivo lontana da Napoli, ma non posso esimermi. Farò una donazione. Sono in Africa, avete la mia adesione. Perché a Napoli possiamo tenere anche mille problemi, mille difetti, mille paure, come diceva Pinuccio. Ma una cosa la teniamo. Una cosa, Camillo. Una cosa grande. Preziosa. Unica come il Vesuvio e immensa come il mare. Dell'Ocor. Ocor. 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 Noi non vi lasciamo morire in mezzo al mare. Non vi lasciamo solo. Non esiste proprio. A domani ne rui, ma ne pure tre, non c'è problema.